Praticamente, cosa succede quando il narcisista si rende conto che tu hai scoperto chi è, si rende conto che tu, diciamo, hai visto una persona che, diciamo, in qualche modo lo vuole, che ti vuole manipolare, insomma. Quindi, cosa fa il narcisista in questi casi? Beh, intanto, diciamo che il narcisista può avere molteplici reazioni, no? Quando capisce che una persona è consapevole dei suoi tentativi di manipolazione. Però, diciamo, dobbiamo anche tenere presente che gli individui, questi tipi di individui, sono individui, diciamo, con tratti di personalità complessa e non tutti agiranno esattamente nello stesso modo. Però diciamo che ci sono dei significativi, come possiamo dire, ci sono dei significativi, delle significative somiglianze di cui ci possiamo rendere conto e questo ci servirà per capire se vale la pena, diciamo, sgamare il narcisista oppure se non ne vale la pena. Quindi ci sono delle cose che noi possiamo tranquillamente fare fondamentalmente. Allora, alcune reazioni comuni è la prima, purtroppo, che alle volte ti fregano è che il narcisista, diciamo, è la negazione, il diniego. Quindi questa è una caratteristica dei narcisisti. I narcisisti negano tutto, e come dire, come se diciamo non ci fosse un domani. Quindi questo è un qualcosa di interessante, no? Perché il narcisista nega anche l'evidenza fondamentalmente. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi non farti ingannare dal fatto che il narcisista cercherà di negare, cercherà di in qualche modo cercherà in qualche modo di negare assolutamente il fatto che tu hai capito e lo negherà proprio, no? Quindi questo i narcisisti negano di aver mai cercato di manipolarti, no? Oppure cercano di minimizzarti o sminuire, diciamo, quelle che sono le tue preoccupazioni, facendo di fatto quello che potremmo definire un gaslighting, no? Perché alla fine poi fa un gaslighting. Cioè, nel senso che quello che fa il narcisista è proprio fare un gaslighting fondamentalmente, perché cerca di denigrare, di squalificare, di modificare totalmente la realtà. Quindi tu praticamente sentirai che questa realtà sarà completamente falsata. Sarà completamente modificata e questo devi tenerlo presente, è un fatto importante, è un fatto fondamentale, perché il negare la realtà è quello che i narcisisti fanno veramente normalmente, quindi quello di farti credere una cosa piuttosto che un'altra fondamentalmente, no? E quindi è già il fatto di negare. Il fatto di negare che ti vogliono manipolare è già un tentativo di manipolazione fondamentalmente. Questo, cioè, usano la manipolazione per negare il fatto che ti stanno manipolando fondamentalmente. Quindi, e questo è molto interessante come cosa perché praticamente tu ti trovi in una situazione in cui sei manipolato doppiamente. Salutiamo anche Chiara. Sono in grado di intortarti e di intortarti abbastanza bene, diciamo, no? Hanno questa capacità
di intortamento, che è una capacità che manifestano molto, molto spesso, molto frequentemente. Poi un'altra cosa, diciamo, che il narcisista fa anche molto, molto, molto spesso, è farti sentire in colpa, cioè cerca di capovolgere la situazione. Ti accuserà di essere paranoica, ti accuserà di essere troppo sensibile. Di fatto, come dicevo prima, quello che fanno è mettono in atto proprio il gaslighting, cioè mettono in atto una subdola forma di manipolazione per farti credere che non ti stanno manipolando. Per cui dovete prestare veramente attenzione a questa tipologia di persone, perché alla fine ti rigireranno la frittata e una volta dopo che ti hanno rigirato la frittata, tu, se accetti, diciamo, le loro tesi, sarai ancora più, come possiamo dire, sarai ancora più manipolato di prima, sarai ancora più coinvolta o coinvolto di prima. Quindi questo, salutiamo anche OneBlowed che vedo adesso, e nel frattempo vi ricordo di mettere un like, vedo solo 6 like, se vi va mettete un like, non costa niente e fa girare il video su YouTube. Chi volesse condividere il video con i suoi amici può farlo tranquillamente. Chi volesse fare una piccola donazione al canale, basta che clicca sul tastino col dollarino. Chi vuole abbonarsi, basta che va nella home page e si abbona. Ecco, quindi questa è un'altra cosa che fa, no? Poi, se la negazione e il farti vivere la colpa non funzionano, potrebbe esserci un'arrabbiatura, no? Potrebbe incazzarsi, potrebbe cercare di dire: ecco, ma tu mi dici sempre questo, vedi come ti comporti, cioè utilizzare, diciamo, un po' più di, possiamo dire, aggressività comunicativa, no? Quindi inizieranno a sbraitare, inizieranno: eccola, sempre la stessa, io faccio questo per te, tu invece ecco come mi ricambi, io ti ho sempre detto questo, quello, e tu invece hai fatto questo, hai fatto quello. E queste sono un po' delle strategie che i narcisisti utilizzano, e utilizzano, devo dire, anche molto frequentemente, proprio per cercare di metterti KO fondamentalmente, no? Perché generano una forte emozione. Devi tenere presente che il narcisista cerca di creare forti tensioni emozionali, no? E quando crea tensioni emozionali, queste tensioni vanno a scardinare la parte logica, per cui tu pensavi una cosa e te ne ritrovi un'altra, no? Quindi questo è veramente difficile poi da poter gestire, perché ti trovi praticamente invischiato in situazioni dove perdi un po' la realtà, no? Perché la rabbia che loro generano ti genera comunque uno shock emotivo. Ovviamente, se tutte queste tattiche, diciamo, non funzionano, il narcisista potrebbe decidere di passare al ghosting, allo scarto. Questo ovviamente è temporaneo, fino a quando, diciamo, vedono cosa succede allontanandosi, cercano di capire se allontanandosi possono recuperare, diciamo, possono recuperare tranquillamente il potenziale. Se si rendono conto che allontanandosi recuperano potenziale, loro non è che esitano a farlo, anzi lo fanno a spron battuto fondamentalmente, proprio per questo fatto che hanno queste chance, diciamo, di raggiungere dei risultati. Quindi somministrano fondamentalmente abbandono, ma tanto tornano. Purtroppo il problema, come dico sempre, non è che il narcisista se ne va, il problema è che il narcisista torna, e quindi il ritiro, ecco, se potremmo definirlo un ritiro temporaneo, no? Fino a quando non sentono di avere di nuovo il controllo, o pensano che questo controllo
in fondo possono comunque recuperarlo. Un'altra strategia che potrebbe utilizzare è un miglioramento del comportamento, no? Invece un cambiamento del comportamento, un miglioramento che potremmo definire una sorta di paralove bombing, no? Tornare di nuovo a manifestare, come dire, nei tuoi confronti un certo attaccamento, diventare, magari se le donne narcisiste potrebbero provare a usare la narcizoccola soprattutto, piuttosto che la narcisuora, ma talvolta anche la narcisuora, a utilizzare un po' di più la sessualità, no? Mostrarsi un po' più aperte sessualmente. Talvolta le donne si dimostrano più affettuose da questo punto di vista, cercano di usare un po' di più la sessualità per, diciamo, accaparrarsi di nuovo potenziale in qualche modo, ma spesso questo lo fanno anche gli uomini, comunque magari proprio utilizzando una sorta di love bombing per recuperare la situazione. Queste sono solo alcune, ovviamente, delle strategie, perché diciamo che utilizzano ad esempio altre strategie che sono quelle di diciamo farti vivere ad esempio un minimizzare i tuoi sentimenti, no? Minimizzare i tuoi sentimenti è un'altra strategia che utilizzano, cioè minimizzano le tue preoccupazioni, cioè se tu esprimi un disagio, una insoddisfazione, gli fai capire che hai capito che ti stanno manipolando, potrebbero dirti no, che stai esagerando, o potrebbero anche cercare di cambiare continuamente discorso, no? Se cerchi di affrontare un problema, cerchi di fargli capire, insomma, perché magari hai una relazione, magari sei coinvolta, loro cercano, è una tattica che tra l'altro viene usata anche dai mentalisti, che è quella della distrazione della realtà, no? Cercano di portare su altri discorsi, cercano di portare su altre situazioni, in modo tale che praticamente tu sei, come dire, impantanata fondamentalmente in queste situazioni, ti trovi completamente impantanata. Tra l'altro il narcisista, diciamo, spesso usa molto lo charme, no? Soprattutto i narcisisti istrionici cercano di usare molto charme, di essere affascinanti, di essere carismatici, per riguadagnare nuovamente la tua fiducia e farti abbassare la guardia, perché il narcisista comunque non vuole che tu stia di sentinella, no? Il narcisista ha bisogno di persone che si fidino fondamentalmente per manipolare, diciamo, al meglio, no? Quindi spesso utilizzano molto il fascino, soprattutto questi narcisisti istrionici, sono i due comportamenti, il verso e l'inverso della stessa cosa, no? L'istrionico sarà molto charmant, se vogliamo, mentre invece il narcisista covert tenderà a vittimizzarsi, no? A dirti, ecco, il narcisista, come dire, covert potrebbe manifestare, diciamo, la sindrome del Calimero nero fondamentalmente, no? Fare un po' la vittima, ecco, io sono il Calimero, vi ricordate, no? Voi che siete anziane vi ricorderete, no? Il fumetto, il, come dei cartoni animato del Calimero nero, no? E quindi tenderà a dire, io sono piccolo e nero, no? Vi ricordate, no? Che diceva, salutiamo Joe Macker, io sono piccolo e nero fondamentalmente, quindi la sindrome del Calimero nero. E questo è un punto, è un qualcosa che i narcisisti comunque utilizzano molto per... ma poi in parallelo però non rispetteranno i tuoi limiti, cercheranno di fare pressione proprio per non farti sentire a tuo agio, perché anche qua il non farti sentire a tuo agio sviluppa comunque della tensione emozionale
E questo deve tenerlo presente quando si crea, quando si genera tensione emozionale, si riesce a scardinare la parte logica. L'obiettivo del narcisista è proprio quello di scardinare la parte logica, perché se ti scardina la parte logica, tu resti debole fondamentalmente, no? non hai possibilità di uscire fuori, non hai possibilità di, come possiamo dire, di superare, no? Quelli che sono i tuoi limiti, non hai possibilità di superare quelli che sono i tuoi vincoli, e da questo punto di vista quindi diventi, diciamo, molto più vulnerabile, no? Quindi queste sono anche strategie utilizzate veramente molto spesso dai narcisisti, proprio con lo scopo di mandarti in crisi fondamentalmente, no? Proprio con lo scopo di metterti i bastoni tra le ruote da questo punto di vista. Queste sono strategie, diciamo, che utilizzano veramente, veramente molto, molto, molto spesso, e questo fa sì che praticamente il narcisista acquisisca comunque un potenziale su di te. Questo è un punto fondamentale. Come ho detto, i covert invece tendenzialmente cercano di fare le vittime fondamentalmente. Ora, l'importante è sgamarli, e una volta che li hai sgamati, però devi passare alla seconda fase, altrimenti non ti servirà niente, no? E la seconda fase è quella di sganciarti, perché se tu hai capito che hai a che fare con un narcisista ma non ti sganci, beh, non è che ne avrai dei vantaggi fondamentalmente, anzi ne avrai solo svantaggi. Quindi il punto di fondo è quello che devi imparare a sganciarti dal narcisista. Salutiamo Vera Rivken. Ah, quanto tempo, la nostra Vera Rivken. Quindi sganciarsi dal narcisista è molto importante. Ricordo però anche a Vera e tutti gli altri, no, io non lo dico mai, ma se volete fare domande, proprio per dar pregio a chi ha fatto gli abbonamenti o le donazioni, dovreste o abbonarvi al canale o fare donazioni per stabilire un'interazione anche attraverso domande. Perché sennò altrimenti l'abbonamento non darebbe pregio a chi lo fa, insomma. Quindi sganciarsi dal narcisista può essere una sfida, ma devi vincerla questa sfida. Quindi ovviamente il riconoscimento è il primo passo, no? Riconoscere che hai a che fare con una persona manipolativa e che il loro comportamento è un comportamento negativo, nefasto per te, è il primo punto, perché se non arriviamo a questo, e anche non giustificare, no? La giustificazione non ci deve mai essere, perché se tu arrivi a giustificare il narcisista, se tu arrivi a dargli delle giustificazioni, poverino qua, poverino là, arriverai a giustificarlo, ma se giustifichi lui, non giustifichi te. Questo è il punto fondamentale, no? Perché giustificare il narcisista, cioè vuol dire non giustificare te, quindi tu invece devi giustificarti, devi essere sempre una persona che si giustifica, perché altrimenti noi dobbiamo sempre giustificarci. Quindi il riconoscimento è il primo passo, il secondo passo intanto è testarlo un po'. Per testarlo devi impostare dei limiti, no? I narcisisti, come dicevo, spesso non rispettano i limiti personali, quindi impostare dei limiti chiari su ciò che è accettabile per te e su ciò che non è accettabile, e rendere questi limiti inderogabili, no? Se il narcisista li oltrepassa, devi allontanarti, devi penalizzarlo con l'abbandono. Questo è per, diciamo, capire, no, come si comporta. Una prima fase, potremmo definirlo un preallontanamento, no? Tanto per fare un po' un test, vedrai che questo lo manda anche abbastanza in tilt, no? Fondamentalmente lo manda anche abbastanza in tilt e lo mette fuori gioco. Tieni presente che il narcisista cercherà in qualche modo di generarti tensione, di generarti una forte tensione per controllarti meglio, no? Perché più tu vivi stati di tensione emotiva, meno ragioni. E quindi è importante
insomma, mettere in atto i giusti schemi. Quindi non devi assolutamente farti isolare, quindi devi mantenere degli amici, dei familiari, e questo è una grave cosa. E se ti fai isolare e accetti la narrativa del narcisista che ti dice che gli altri sono tutti cattivi, lui o lei, diciamo, è l'unica buona, è l'unica che, o l'unico buono, l'unico che ti dà attenzioni, beh, se tu accetti questa narrativa, sei praticamente fregato, no? Quindi questo bisogna evitare assolutamente di farlo. Quindi, ma non soltanto isolare dai familiari, no? Ma soprattutto anche isolare dalle amicizie, isolare dai tuoi hobby. Certo che se tu, per dire, frequentavi, che ne so, adesso faccio un esempio, butto a caso, una scuola di ballo, avevi delle amiche o degli amici con cui uscivi abitualmente, con cui ti intrattenevi, eccetera. E quando arriva il narcisista, diciamo, inizi a smettere di andare a fare il corso di ballo, inizia a smettere di uscire con i tuoi amici, con le tue amiche, tu praticamente sei isolata. Tra l'altro perdi dei riferimenti, perdi anche delle fonti di approvvigionamento emotivo. E non devi neanche credere, come dice Roxy, che lo giustifichi dicendo poverina, ha avuto dei familiari cattivi, no? Perché che c'entra? Anche, come possiamo dire, un serial killer avrà avuto dei familiari cattivi che gli hanno fatto del male, ma il fatto che lui ha avuto questo non è che a noi interessa più di tanto, a noi interessa la relazione. Quelle sono problemi in cui noi non c'entriamo e non dobbiamo neanche entrarci, oltretutto. Quindi, mantieni, e poi diciamo quando decidi che è il momento di allontanarti, pianifica logicamente la tua uscita, perché è ovvio che se tu sei sposata, sposato con questo, oppure c'hai degli interessi in comune, devi includere, diciamo, tutto un modo per uscirne fuori, diciamo, perché poi il narcisista cercherà di danneggiarti. Quindi fare sempre le cose pianificandole nel modo giusto è l'ottimo, no? Cioè non bisogna mai assolutamente, diciamo, come dire, fare le cose impulsivamente, anche perché i narcisisti ragionano anche, quindi bisogna cercare di mettere in atto queste cose, no? Quindi, però potresti iniziare intanto a ridurre il contatto, no? Cerca di ridurlo, eliminare totalmente il contatto poi col narcisista, no? Ovviamente, se hai a che fare con un partner, devi lasciarlo fondamentalmente, chiudere, allontanarti, perlomeno sparire, oppure cercare di sfruttare una situazione in cui il narcisista sfruttare. Il narcisista che fa rispondo a Vera Rivka, non ti sei abbonata perché l'abbonamento prevede, come vedi, ad esempio Roxy Rosa, che è abbonata, c'ha il pallino, c'ha la stellina, quindi l'abbonamento viene certificato dalla stellina che vedete lì vicino, e se non c'è la stellina non c'è, no stellina, no abbonamento, la stellina, sì, una stellina mi sembra che sia. Ecco, questo quindi, questo è un po' il concetto di fondo, no? Allora poi è importante anche, diciamo, prendersi cura di se stessi, poi. Questo è un altro punto molto importante, no? Durante e dopo il distacco non è che devi stare a casa a piangere, sia che si sia allontanato lui, sia che ti sia allontanata tu, non è che devi stare a casa a piangere e vedere, diciamo, mi ha lasciato, ma io lo amo, ma io lo amo, mi ha lasciato, ma io lo amo, ma io lo amo, perché questo non serve assolutamente a nulla. Secondo, è molto importante ottenere, diciamo, dei risultati, no? Per ottenere dei risultati è molto importante non essere, come dire, soverchiati dalle nostre stesse emozioni. Bisogna farsene una ragione del fatto che ci possiamo allontanare tranquillamente, che questo allontanamento è giusto che avvenga, insomma, perché se una persona non ci dà benessere,
ce la dobbiamo levare dai coglioni, questo è un altro punto fondamentale, no? E non cadere, diciamo, nel fatto che magari poi il narcisista, se è un istrionico, reciterà delle parti, tu non sei responsabile del comportamento del narcisista, cioè non sei responsabile di quello che gli è successo, devi totalmente eliminare. Bene, diamo benvenuto a Vera Rivken, che si è abbonata, e mi ha fatto una domanda, no? Che intanto concludiamo così rispondo alla domanda di Vera, che ha detto cosa fare, diciamo, per sciogliere la tensione emozionale creata. Beh, ci sono molti modi, no? Per il narcisista, come diciamo, ti scioglie, ti crea tensione generandoti rabbia, generandoti... Allora, come fare? Beh, il modo migliore sarebbe quello di trasformarla in obiettivi logico-razionali, perché tieni presente che la tensione emozionale è sempre energia. Anche se noi proviamo rabbia dentro, proviamo delusione dentro, questa è sempre energia. Quindi il modo che secondo me è il migliore è definirsi un obiettivo logico-razionale, che ne so, voglio studiare, voglio fare video, non so, voglio lavorare di più. Insomma, definire un obiettivo logico e canalizzare questa energia che andrai a consumarla, no? Magari andrai a consumarla magari stancandoti, lavorando, oppure voglio raggiungere un obiettivo nello sport. Insomma, tieni presente che è come avere del serbatoio nel serbatoio dell'energia. Questo secondo me è il modo più produttivo, però bisogna farlo, non soltanto a parole, ma bisogna farlo nei fatti, quindi impegnarsi. È il modo migliore perché trasformi il negativo in positivo. La mia rabbia verrà canalizzata per riprendermi con orgoglio, diciamo, per riprendermi con orgoglio e raggiungere dei risultati. Questo è il modo migliore. Poi ovviamente ci sono altri modi in cui, ad esempio, le forme di meditazione possono essere utili per diversi tipi di meditazione, yoga, insomma, tutto quello che ci serve per scaricare. Il modo più proficuo, diciamo, per sciogliere la tensione emotiva è quella di canalizzarla su un obiettivo logico. Quindi qua dobbiamo imparare a creare il nostro connubio, diciamo, tra la parte logica e la parte emotiva, e questo ci serve ovviamente per superare, diciamo, questo livello di tensione. E poi un altro modo è quello di impegnarsi, se vogliamo, in altre frequentazioni, cioè perché, come dire, riceviamo un altro tipo di emozione, no? Andiamo a consumare le emozioni inseguendo, cioè oltre a un obiettivo logico, che dicevo prima, potremmo anche definire un obiettivo emotivo. L'obiettivo emotivo, ovviamente, nel campo delle relazioni sentimentali, potrebbe essere un'altra relazione sentimentale, magari che ci dobbiamo impegnare un po', però questo ci può dare un'emozione. Se facciamo questo, nel giro di uno schiocco di dita, eliminiamo totalmente, diciamo, il coinvolgimento con il narcisista e possiamo vivere felici. Mettete un like! Se il video vi è piaciuto, attivate la campanella, in questo modo riceverete la notifica dei nuovi video, care Malgascione, e abbonatevi.